che ha. L'acqua, contenitore di acqua, contenitore di vita. E non c'è posto più interessante che questa chiesa della Incoronata. I due oggetti di arte si intrecciano e hanno un connubio tra di loro. A pochi passi da noi c'era la reggia del 1300 e c'è oggi quello che chiamiamo il Castello Angioino. E c'era il mare, acqua del mare, e c'era il fiume che scorreva lungo la piazza che si chiamava la piazza del Mandrazzo, che circondava il castello. Ma il fascino di questa chiesa, e grazie ancora doppiamente all'artista Diavolella che ha fatto sì che in questa occasione è stato lui a dare la stura all'apertura per far sì che il pubblico potesse accedere. Il restauro è avvenuto nell'Ottocento, a partire dal 1980 di questa chiesa, ma è sempre rimasta chiusa al pubblico. Sono ancora godibili e fruibili gli affreschi. Siamo sempre nel primo cinquantennio del 1300. 1200, alla fine del 1200 muore Giotto, forse, anzi, quasi sicuramente una sua presenza a Napoli. Roberto del Teodorizio ne acquisisce tutta la tecnica scenografica di raffigurazione e tutti gli insegnamenti del grande maestro. Lo ritroviamo poi fin giù nel Salernitano. La tecnica architettonica di costruzione è tipica ed è piena del gotico, d'arco gotico. Noi con l'occhio dei sorrentini la guardiamo e pensiamo quasi in contemporanea alla chiesa di Santa Maria di Casarlano, agli affreschi di Santa Maria di Casarlano, agli arconi tipici angioini che ritroviamo nel sedile Dominova e nel sedile di piazza o nella navata laterale della chiesa di Santa Maria di Casarlano. Stesse pietre, stesso materiale, stessa tecnica, il pilastro inleggiadito con un gioco a fasci che poi diventerà proprio un vero e proprio pilastro a fasci. I cordoli centrali senza cemento armato e senza ferro. All'interno queste unghie, cosiddette unghie, sono vuote, sono libere. Il fatto stesso che siano libere sono diventate, per esempio, nella chiesa di San Francesco d'Assisi, contenitore di vecchi truccioli dei restauri precedenti. Bellissime queste sinopie, questa è la cappella dell'Incoronata. L'Incoronata nasce dall'idea di Giovanna prima d'Angio, che arriva da Parigi, porta con sé e dona alla città di Napoli una spina della corona di spine del Gesù Cristo, sulla quale fa costruire questa chiesa, per la quale fa costruire questa chiesa. Ma gli affreschi sono una pietra miliare nella storia dell'arte napoletana, perché ci raccontano su questa idea rappresentativa di Ladislao che incontra, era il fratello. Ma è bellissimo ritrovare sotto l'affresco le sinopie. Le sinopie sono come se fossero il disegno a matita, sono le tracce a punta di chiodo impostate sull'intonachino fresco, pronto a ricevere i colori. Sono meravigliosamente conservati e questi pannelli sono la raccolta di quanto rimaneva, i lacerti degli stacchi di affresco che sono arrivati fino a noi a partire dal 1300.
una parte è stata rimossa e conservata su pannelli, una parte invece è in situ, ma andiamola a vedere. Ritroviamo le stesse tracce, le stesse sistemazioni, gli stessi concetti di architettura. Una inquadratura totale all'idra, all'utre, voluta dall'artista, chissà da quale porta sarà mai entrata questa gigantesca lampadina. Architettura che poi ritroviamo anche negli affreschi. Vieni.